Lunedì 8 gennaio 2024. Aldo è in viaggio nelle ore notturne. Sono partito da Milano alle 8:25, il treno per Verona. Scendo nella mia casa di Desenzano. Sono in treno da solo, bellissimo, non c'è nessuno quest'ora. Veramente bello viaggiare in treno, così comodi. Saper occupare lo spazio necessario e saper ammirare questo quadro. Ci è voluto 4 mesi di rielaborazione per fare questo quadro. 4 fasi su tela come Lullo di Munch. Ci è voluto bensì un lavoro di 4 mesi. Sembrerebbe così banale, ma in realtà non è semplice come a colpo d'occhio guardare quegli alberi secchi, privi di vita, non germogliano. Qui è una cosa assente, fuori dal comune. Ho detto una parola metaforica, fuori dal comune, perché c'è un cippo. Quel cippo una volta determinava il confine dei comuni, dei paesi. Ora non ci sono più. Questo quadro è un qualcosa di particolare. Ho detto fuori del comune per dire che non è il solito quadro, ma prende un significato in assoluto ben evidente. Ho accostato un maialino per dare un senso a chi legge questo quadro. Il maialino mi sta guardando, mi osserva. Ebbene, quel viso là che ho disegnato di fianco è assente, non guarda nessuno, come il viso della Gioconda che guarda tutti ma non guarda nessuno, come il viso di Leonardo da Vinci nel quadro più famoso del mondo della Gioconda. Un viso androgeno, parola difficile capire cosa vorrebbe dire androgeno, semplicissimo. Vedete, il maialino ha un sesso. Quello lì è assessuato e devo dire che comprendere questo quadro si potrebbe fare una correlazione di un libro, in quanto determina quella linea rettilinea, la percorribilità della vita senza fine, nell'infinito per cercare il finito. E poi il ceppo, gli alberi così spogli come ho detto prima, e un sole dipinto che non esiste in realtà. Tutto questo quadro ha un significato preso in utopia. Ma sì, ma osservatelo bene, 50x70, ho fatto la cornice oggi nuova, adeguata al processo mentale del quadro. Rossa rende focosità la mente umana, che più lo guardi più si accende di idee, più la mente umana prende ali per volare in un mondo dove in questo caso diventa surreale. Esiste la materialità dei quadri, dei cespugli, del ceppo, ma il tutto si rende in un modo fiabesco. Osservate, 4 mesi di studio per risolvere questo quadro. Vedete che Aldo non copia la realtà, è al di là della realtà, interpreta i quadri a modo suo, come le poesie, come la pittura. Saluto il maialino, l'ho comperato stasera, molto bello questo maialino qua. L'ho comperato al quadrilatero della moda, c'era un negozio di puffi, mi è piaciuto questo maialino e l'ho comperato, anche perché è un maialino che ha freddo, è sempre coperto, ma devo dire che è un qualcosa che mi piace, sì. Il puffo qua mi piace, mi guarda, mi osserva, mentre quel viso là è assente da tutto, è androgeno, assessuato, si può chiamarlo in un altro mondo, dove questo mondo che ho detto prima diventa una fantasia. La fantasia nel guardare i quadri di Aldo, più li guardi, attenzione,
più ti innamori.